Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Anteprima Cinema. Vediamo insieme le news di oggi. Dopo i festeggiamenti al Festival di Cannes, Naomi Watts tornerà presto sul grande schermo per interpretare la fascinosa e controversa icona sexy degli anni 50, Marilyn Monroe. Diretto da Andrew Dominik, il film si intitolerà Blonde ed è tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, candidata al premio Pulitzer nel 2000, che riporta le memorie ed i pensieri immaginari dell'attrice. La storia racconterà anche gli aspetti più intimi della diva degli anni 50, ovvero le relazioni avute con Joe DiMaggio, John Kennedy ed Arthur Miller. Era il 1963 e il Gattopardo di Luchino Visconti vinceva la Palma d'Oro a Cannes. E proprio al Festival di Cannes numero 63, il Gattopardo viene ripresentato in forma restaurata, grazie alla Film Foundation di Martin Scorsese, alla Cineteca di Bologna e al Centro Sperimentale di Cinematografia. Caposaldo della storia del cinema italiano, la pellicola come protagonisti Alain Delon e Claudio Cardinale, e sono stati proprio i due attori a presentare questa nuova versione affiancati da Scorsese. A 11 anni dalla scomparsa, Hollywood ha deciso di celebrare il genio di Stanley Kubrick, recuperando un vecchio manoscritto del regista e trasformandolo in un film, che avrà come titolo Lunatic at Large. Ambientato nella New York degli anni 50, la pellicola ha come protagonisti un impiegato irascibile, poco controllato, e una donna tanto bella quanto nevrotica. A chiudere il cerchio, un uomo appena evaso dal manicomio. Per quanto riguarda il cast, per ora si parla di Scarlett Johansson e Sam Rockwell, entrambi reduci da Iron Man 2. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer. No, siccome oggi cremano papà, e allora c'ho un dubbio, volevo sapere se nei ceneri ci rimane pure il legno da bara. Ma dico, ma come ve l'ha immaginata la cremazione? Oh? Che famo? Per falò? Ca diavolina, noi come chitarre in cerchio. Mirem, ma che un morto, se può dire, con degli anzi vivissime. Ti ricordi, andavamo dallo stesso logopedista insieme, pure se mi sa che non era tanto bravo. Ti devo da questa. Ma che è un testamento? No, non lo so se è un testamento. Anzi, ne dovrei da una pure a tuo fratello. L'hai chiamato? Non so nemmeno se lo riconosco. È venuto anche tuo fratello. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Ho preparato qualcosa per il viaggio. Un male viaggio. Come si chiama il paese dove dovete portare le cene? Questa sera i bambini per strada. Scilla. Ma che stai scemo? Oh, ancora qua, stai. Oh. Dannate con qualcosa. Potete darmi un passaggio, per favore? Ma se non hanno preso loro, quando sono andati questi? A questo punto comincio a chiedermelo pure io. Ore di viaggio sono state, 32. Ciao. Non sono andato. E allora perché non si sono più parlati? Secondo te? No, dai, metti tu. Dai. Vabbè. Non si fuma in camera. E qua dentro ci stanno le ceneri di nostro padre. Poi l'abbiamo rubate e l'abbiamo svuotate nel posaceneri. E allora perché non gli hai detto la verità? Quel giorno Mirko era impazzito di gelosia al telefono. Uno, due. Stiamo bene tutti e tre insieme, vero? La valigetta, cazzo, c'era tutto là dentro. C'era il computer, le carte di credito, il passaporto, i documenti. Il computer, se sono fregati papà.